Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Sto andando verso le Crete Senesi, così oggi proverò meglio il nuovo cupolino della Memphis Shade. Intanto la mattina è molto fresca, fa abbastanza freschino, e devo dire che il lavoro di questi paramani è molto buono, protegge molto bene. Quindi adesso, appena troverò una bella dritta, darò un po' di gas alla moto e proveremo ad alta velocità la protezione di questo cupolino della Memphis Shade, il Road Warrior. Sigla! Eccoci qua, adesso c'è una bella dritta, proveremo a dare una bella sgazzata se riesco a sorpassare questa macchina. Ma eccolo qua. Allora, sensazioni rispetto al windshield che avevo prima, cioè il cupolino originale Harley Davidson con il windshield della Denton Performance. Questo qui è leggermente più basso, questo è da 11 pollici, l'altro invece era da 12 pollici, quindi sono un paio di centimetri più basso. Allora, in alte velocità rispetto all'altro, forse questo ha leggermente diciamo più turbulenze per quanto riguarda sul casco, ma non credo sia il problema del windshield, credo che il problema sia più che altro questa mezza luna qua, perché comunque davanti il faro ha delle aperture, quindi entra aria, e credo che l'aria che entra dentro e va a sbattere in questo qui crea turbulenze poi nel casco. Questo detto anche da un mio amico che ha lo stesso windshield, lo stesso casco, stessa moto, quindi proprio uguale, e gli dà questo problema. Invece, per quanto riguarda la protezione laterale, questo protegge molto di più perché è leggermente più largo rispetto all'altro, e sulle spalle praticamente il vento è quasi inesistente. Proviamo un'altra sparata qui in salita. Beh, sono arrivato a 150 e sì, dai, ci sono un po' di turbulenze, ma diciamo non è male, è abbastanza accettabile. Devo dire comunque, rispetto al cupolino originale che avevo prima, la qualità, questo della Memphis Shade, mi sembra un po' migliore come materiali. Anche la stabilità stessa del cupolino nel vento mi sembra più stabile rispetto a quell'altro di prima. Quell'altro si muoveva tutto. Infatti era uno dei problemi che aveva quel cupolino, che spesso si staccava le prime versioni. Ora invece io ho messo degli seger particolari che bloccavano definitivamente il cupolino. Questo nonostante sia a sgancio rapido, è molto stabile. Intanto facciamoci un'altra sparata in questa bellissima spianata, appena riesco a sorpassare questo qui. Eccoci qui, siamo alla colonna del Grillo, questo è un famoso ritrovo dei motociclisti,
qui sulla sinistra c'è una strada particolare dove vanno tutti i motociclisti con le super sportive più che altro. Io invece mi dirigo verso le Crete Senesi, dove si vede un po' i panorami classici che ci sono qua in Toscana. Eccoci qua, siamo arrivati, qui siamo vicino a Torre Castello. Come vedete bene i panorami che abbiamo qua, guardate che bello anche di qua. Questi sono proprio i classici paesaggi senesi. Qui siamo praticamente vicino a Castelnuovo di Berardenga. Eccoci qua, guardate che panorama. È una cosa stupenda. L'ultima considerazione su questo cupolino. Allora, innanzitutto credo che questi fori di aerazione aiutino parecchio a evitare le turbulenze, però diciamo che rispetto al cupolino originale HD questo è meglio da una parte, l'altro è meglio dall'altra. Diciamo che esteticamente forse questo mi piace leggermente di più, perché allunga leggermente un po' la moto. Vi ricordate che è stato spostato il faro leggermente più avanti, la allarga un po' di più. Infatti questo allargamento, questo essere un po' più largo, protegge meglio le spalle e il corpo. Per quanto riguarda invece il parabrezza o il windshield, come volete chiamarlo, questo essendo leggermente più basso, ad alte velocità ci sono un po' più di turbolenze. Come ho detto prima, non so se dipenda dalla mezzaluna che è davanti, perché entrando l'aria qua dentro e uscendo da qui possa essere questo il problema. Il mio amico dice che l'ha levato, non ha più queste turbolenze, e poi proverò anch'io. L'altro invece, l'altro cupolino originale HD con il windshield della Denton, era leggermente più alto e un po' più sfinato, quindi diciamo che le turbolenze si sentivano meno da quel lato lì, ma si sentiva più aria nelle spalle. Qui potete scegliere tra di voi se vi piace più il Road Warrior o il cupolino originale HD con il Denton da 12 pollici. Questa è una scelta puramente estetica, ma dipende anche dalla vostra altezza. Io sono 1,70 m, Manuele è 1,80 m, quindi cioè nel senso il Road Warrior da 11 pollici sicuramente sarà un pochino troppo basso per lui. Per quanto riguarda invece questo, come ho detto prima, avendo più protezione forse sul casco rispetto a questo, per lui può andare bene. Quindi niente, scegliete voi quale vi piace di più, le caratteristiche ve l'ho detto, io mi sono trovato bene con tutte e due, forse meglio questo ad alte velocità perché ho meno turbolenze sul casco, questo invece protegge leggermente un po' di più sulle spalle, però dipende come ho detto dall'altezza. Io sono 1,70 m, quindi sono molto piccolino e sono più protetto. Questa è la mia altezza, quindi praticamente il vento mi arriva praticamente in questo punto qua per quanto riguarda il Road Warrior. L'altro su per giù è uguale, ma diciamo la protezione è meglio su quella. Quindi scrivetemi sui commenti cosa ne pensate, quale preferite, se avete bisogno di qualche aiuto nel trovare i link per acquistare o il Denton o il Memphis Shade, lo troverete in descrizione. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!